Aia! Che legnata copre... Aria, aia! Vabbè, mi sono bagato. No! Oh mio Dio, la sto citando! Guarda che non mi fermo, guarda che non mi fermo. Ok, qualcuno... Ho fatto un salto! Sto cocchio di Marta... vabbè, mi ha spedito all'altra parte del livello, Schiva, Lonino! Schiva le palle! Sono un cervello! Sono un cervello e degli occhi! Canaglia, aspetta... Oh! No! Ok... Oh, miseria! Pollo! No! Questa volta? No! Pure peggio? Salve a tutti, io sono Drone Gamer e bentornati, credo, dopo 7 anni, figlioli, su Ben & Dead Blood Party. In realtà volevo portare il Ben & Dead originale, il gioco con lo zombie, che doveva cercare di catturare il ragazzino, passando in mezzo a quei livelli pieni zeppi di lame, laser, cose, insomma, quello parkour, ragazzi, ve lo ricordate? Solo che il primo gioco non mi parte, non so perché clicco play e crash, vabbè. Quindi mi sono detto, ma perché non facciamo il seguito spirituale, perché era stato realizzato dalla stessa casa di sviluppo? Ribadisco, ci giocammo, credo davvero, 7 anni fa. Alcune mappe le avevamo già sbloccate, ma a un certo punto ho gettato la spugna perché era diventato troppo difficile. Datemi mezzo secondo perché mi sono appena ricordato che potevamo personalizzare il nostro personaggio. Oh mio Dio, c'è alcune cose che sono veramente... Lo lasciamo così. Veramente allucinanti. Ok, belle le scarpine, wow. In verità sono molto più limitate del previsto. Gli lasciamo le scarpine così. Non ci sono i calzettini, vi sa che sono calzetti? Sì, sono dei calzetti e basta. Lo dobbiamo rendere non bello, ragazzi, ovviamente. Ah, che schifo. Lo dobbiamo rendere il più brutto possibile. Ok, lasciamogli l'espressione standard. C'erano anche troppi cappelli. Beh, la maschera stile, beh, non è Drone Gamer, è più H2O Delirious, ma insomma ci siamo capiti. A posto. Ora siamo pronti ad affrontare anche solo il tutorial perché non mi ricordo nulla. Ok, fatti vedere quanto sei sexy. Mucho ma mucho sexy. Scusate, mi fate uscire. Ciao gioco, cortesemente mi aumenti la sensibilità della telecamera perché all'epoca, quando ho impostato tutto, avevo un mouse molto più lento. Ok, perfetto, così possiamo anche sprintare. Ma si consuma la cara buona vecchia barretta. Poi mi potevo anche rimuovere la testa. Aspetta, così, ottimo. Con control, con quale animazione brutta ci possiamo effettivamente abbassare? Premimi. Ah no, spingimi, scusate. Ok, fatto. Sì, però non mi faccia queste espressioni che mi mette ansia. Mio Dio. Sto gioco era anche troppo veloce. Oddio, io e il parkour quando mani la vita. Premi control per respawnare. Oh, ok, grazie, molto gentile. Ti davano anche degli oggetti, infatti abbiamo a motosega. Perfetto, posso triturare tipo... queste scatole, altrimenti non posso passare. Ecco, evitiamo di tagliarci le gambine. Mi sa che il gioco vuole che mi tagli le gambine, vero? Ah! Wow, sono esplose cose nel frattempo. Vabbè, le gambine sono sopravvalutate, sono uno zombie. Salve collega, come va? Tutto bene? Direi di no. Dicevo, sono uno zombie molto... con le parti molto staccabili. Whee! Come ho fatto a sbagliare il lancio? Ma vabbè, non importa. Ah, anche con la testa posso accelerare. Perfetto. Ecco qua il nostro obiettivo. E a posto, beh, ovviamente non c'è più il ragazzino per ovvi motivi. Ci sarà questa bistecca dall'aspetto molto ma molto inquietante. Ok, primo livello che si chiama una partenza abbastanza semplice. Io non so cosa ci vedete di semplice in tutto ciò, ma vabbè, dettagli. Allora, non mi ricordo se avessimo delle vite limitate. Ok, primo checkpoint. Il problema è che non mi ricordo tutte le trappole. Non è il primo livello, non la puoi... Ultime parole famose, dicevo non la puoi cannare, a quanto pare puoi cannarla. Ok, ridatemi un corpo, molto gentilmente. L'obiettivo, se proprio volessimo fare... una cosa che si apriva, se... Cioè, se proprio volessimo farla correttamente, dicevo, non dovremmo mai distruggere il nostro corpo. Possiamo città. Facciamo che non la cito, perché quando... Tutto calcolato, tutto calcolato. Allora, proviamo a citarla, aspetta. Oddio, aspetta. No... Ok, ne cito mezzo, ne cito mezzo. Non citiamo anche l'altra parte. Mi basta arrivare al checkpoint. Wee! Ok, no, per un secondo credo di esserci schiattato male male. Oh mio Dio. Aspetta! Ho perso una gambina mentre sono successe cose, insomma, questo è il senso del D. Non riesco a percepire la profondità. Aio! Ok, facciamo così. Ciccio, salti anche tro. Perché salti così tanto uomo? Zombo, coso, insomma, non so come ti identifichi. Aspetta, qua posso restare? Sì. Ok, credo che il punto brutto. Porca troterrima, che poi ci ho pensato adesso, bastava lanciare la testa, ma vabbè, dettagli, senza rompermi tanto le scatole. Lancio la testa e chi si è visto, si è visto. Ecco, risolto il problema e completato il primo livello. Ma che stracocchio, perché il parkour, il telone odia il parkour. Ok, partiamo alla grande. T'ho visto, vabbè, se ho visto bene in realtà avrei tipo... Aia,
tipo 20 vite. Ok, quindi non posso morire in continuazione. E che purtroppo con un piede in meno sono lento da far schifo. Scusate, mi ridate il piede? Molto gentile da parte vostra. Ciccio, parti all'avventura. Ok, occhi aperti, vai, vai, vai. Ok, aspetta, non c'era un martello. Ok, qua c'è il buco. Occhio, e io come passo qua, scusate? Ok, io vado. Che bu. No, vabbè ragazzi, una serie interminabile di buci che voi non ci avete idea. Ho paura che ci sia il pavimento rotto. Aspetta, aspetta, vai a caso. Dio, che sta succedendo? Non mi riconosco più. Incredibile. Nulla riesce a fermare l'amichevole telone zombie di quartiere. Oddio mio. Ok, questa volta basta che vado dritto. Perfetto, occhio al buco. Ho fatto una minchiata. No! Era una trappola ben piazzata. Gioco, complimentoni. Ok, aspetta. Ok, devo evitare di farmi fregare una seconda volta. È che ci mette un attimino lo zombo a carburare, purtroppo per me. Ok, dovremmo essere quasi arrivati, immagino. Perfetto, altro checkpoint. Poi c'erano i livelli creati dalla community. No! Vabbè, aspetta, air spawn perché eravamo qua dietro. Dicevo, c'erano anche i livelli creati dalla community, che erano... Aia! Ma sarete un po'... che erano un pochettino più bastardi di... Madonna, sono passato come? Di quelli creati dagli... dagli sviluppatori stessi. Aspetta. Ok. Buco. Ah, ansietudine over 9000. Ce la faccio. E sono arrivato tutto intero. Cioè, mi sono dovuto ricostruire e ho sprecato 4 vite, dice gioco. Ma va bene così. Box Fun 2000. Questo non era uno dei boss... anzi, forse il primo boss del gioco originale. Ah, dea. Che poi è brutto, è brutto e cattivo. Le luci. Sviluppatori, grazie, molto gentile. Io un po' di luci le vorrei. Ok, prima parte abbastanza fattibile. Ok, aspetta. Nonino, non è una corsa contro il tempo. Aspetta. Ok, qua sono sicuro. Corri. Checkpoint. E qua. Martelli che vanno di qui. E poi vanno di qua. Che bastardo che sei. Aspetta, lascia che passi il martello. Ottimo. Aia! Che legnata copre... Aria! Vabbè, mi sono bugato... No, mi sono bugato in mezzo alle texture. Scusate. Un aiutino. Ma dai, ma non si può. Dai, è un complotto. No, non sono morto. Sono morto, ma vabbè, non importa. La vita è sopravvalutata. Allora, se passo così... Ok. Pum! Ma porca... Non posso bloccarmi così tante volte su sta parte. Diventa imbarazzante a un certo punto. Aspetta. Ok, non è male. Oh, posso passare sopra. Sì, Lonino, puoi eventualmente passare sopra il martello. E sì, le tue vite stanno scendendo, piccolo dettaglio. Aspetta. Ok, non è male. Poi di qui. Poi di qua. No, non all'ultimo. Dai, ti potevi aggrappare. 841 vite. Dai. Sprecate nello stesso... Oh mio Dio. Oh. Beh sì, però poi devi... Ok, no, mi piace l'idea. Mi piace un sacco questa idea, in effetti. Oh mio Dio. Sono un genio. Quando mi ci metto sono un genio. Buccio di culo incredibile. Ah! Tutto calcolato, non avete visto niente. Non sono caduto. Ok? Ho trovato un cucchiaino. Aspetta! Mi sono distratto a guardare il cucchiaino. Ok, di questo passo alla fine non ci arriviamo, gente. Aspetta, buco, perfetto. Ma manco per il cocchio. Buco anche qua. Perfetto, ottimo. No! Questa volta non posso usare la stessa cittata di prima? Ah, devo passare in mezzo! Ce l'ho fatta, non so come, aspetta. No! Vabbè, ma è troppo... Ok, se siamo... Aia, leggermente affettati. Mi resta un bracino, mi basta arrivare al checkpoint. A questo punto, sapete com'è. A posto! Ok, qua cos'è? Oh mio Dio, c'era un intero livello con sti cosi. Ricordo divertirti. Tanti di quei porchi. Ok, tutto molto fattibile qui. Vai Lon. Pat! Lon, la prossima volta vai dritto. Cioè no, vai in maniera corretta, intendevo. Aspetta. Ok, perfetto. E questa? Ok, devo passare ora. Va bene comunque, ci arrivo anche di testa. L'importante è avercela fatta. Ho sprecato metà delle vite, quindi l'imbarazzo sociale. Ok, Dominic perde ogni volta. Mi dispiace per il signor Dominic. Cos'è questa specie di livello Vaporware? Ok, aspetta un secondo. No, così non si passa Lonino, ma in qualche modo... Oh mio Dio, la sto citando. Oh mio Dio, la sto citando. Yeah, baby, nulla mi può fermare. Ok, ridatemi un corpo, cortesemente. Allora, passiamo di qui, aspetta. Oh mio Dio, forse vorrei tagliare al centro. Direi che tagliare al centro potrebbe essere una valida alternativa.
Direi che tagliare al centro non è una valida alternativa barra soluzione. Aspetta un attimo. Allora, devo capire dov'è che torno indietro. Abbassati. Non è una soluzione neanche questa. Aspetta. Scusi, mi ha rispedito prima del checkpoint. Porti pazienza. Ok, vai. Ok, ora salta di qui. Ok, vabbè. No, non mi sono abbassato volontariamente. È stato un bucio di culo veramente incredibile. Oddio, non è checkpoint ancora. Dicevo, veramente incredibile. Allè. Bailon. Ottimo, allora abbiamo un po' di lame. Beh, posso tagliare. Sì, tagliare di lato, buona idea. Magari tagliare in punti in cui puoi. Aspetta, posso passare in mezzo? Sì, un po' meno ottimo. Aspetta. Lon, quanto ti mancava un gioco col parkour? Trattengo sento l'emozione, guarda. Aspetta. Ok, ora di saltarmi di qui. No! È che. No, appena tocchi la tastiera, subito si eccita male. Aspetta, là, a sto punto passo di qua, magari. È più semplice ancora. Non è eccessivo. Ok. Tutte quelle gambe erano eccessive. Cosa mi resta? Mi resta un braccino e un moncherino. Guarda, più che sufficiente. Checkpoint. E dove vado? Vado di qua? In teoria. Vai, Lonino. Cosa ho trovato? Aia! Mi ha tirato un pugno. Pensavo fosse un pulsante. Ok, Lonino. Non toccare nulla. Oh, una motosega, no? Grazie, ve la regalo. Candy meat, no, ma che schifo. Beh, qua. Ma è tutto chiuso. Aspetta. Oh no. Piano, Lonino. Salta con calma. Perché sto coso, sto zombo, ogni tanto fa di quei salti veramente incredible. Mi sto accecando. Aspetta. Checkpoint. Ah, c'è un interruttore. Oh, anche a lei, signore. Oh, miseria ladra. Ok. Ce la posso fare. Non ce la posso fare. Oh mio Dio, oh mio Dio, non ci credo mai. Guarda che non mi fermo, guarda che non mi fermo. Ok, qualcuno ha fatto un salto. Ha fatto un salto incredibile. Aspetta, non ce la farò mai a farlo così pulito. Ok, aspetta, dov'è che pigliano? È che le ombre in realtà non è che aiutino più di... Non ne parliamo. Quello che è accaduto è un parto della vostra mente. Chiaramente avete visto troppi video su TikTok. Ok, perfetto. Che devo ripristinare la barretta della corsa. Vai. Porca accidente verbolina. Non stavo per prendermi la scomunica suprema. Gli ci sono andato proprio in bo. In realtà non era una cattiva idea, perché se mi abbasso abbastanza. Ok. Aspetta. Vai a lanciare la testa. Oh, vabbè, troppo in alto. 3 minuti e 7 secondi di pura sofferenza. Ho capito perché Dominic perde ogni volta. Ti ricordi di Hans? Ah sì, era il tizio del primo gioco, quello dello show televisivo. Ok, oh mio Dio, siamo finiti in un livello con un ciccinino di lava. Giusto un attimino, aspetta, ok. Ah, c'è una porta da aprire. Ok, dobbiamo passare quindi da questa parte. Devo smetterla di... Aspetta, un pollo! C'è un pollo da qualche parte? Mi sa di sì. Aspetta. No! Sono caduto. Ma porca la miseria. Ok. Ciao pollo! Cosa faceva il pollo? Ah, oh, bene. Aspetta, che non è finita. Pollo, stai ca... Madonna, che spavento. Ok, abbiamo aperto la porta. Ora mi ci devi tipo saltare dentro. Altrimenti avrei dovuto rifare tutto da capo. Ok, doppio percorso ancora una volta. Aspetta. Vai. Ottimo. Questa me le piglio in pieno. Ok, poi dicono che dobbiamo andare da questa parte. Mi si sta intrippando male. Le cervello. Ok, beh, qua. Ma è una prima per il culo? No, c'è qual quadra che non cosa. Questa l'ho cannata. Questa è abbastanza ovvio che io l'abbia cannata. Porca la miseriaccia. Non prenderti le lame, perfetto. Forse avrei dovuto continuare a scalare in qualche modo. Ok, la prospettiva mi aveva ingannato in maniera incredibile. Ok, perfetto. Oh, aspetta. Piano. Vabbè, Soul Enix Mista sposta tipo una cifra. No, ce l'abbiamo fatta incredibile, ma vero? Ok. Che porta poi vento? Io neanche me l'ho accorto. Allora, aspetta. No, devo stare sotto. Quei cosi rossi ti incasinano. Non l'ho visto, colpa mia. Dicevo, quei cosi rossi ti incasinano la vista che andare bassù. Stavolta mi ha fregato. Stavolta poi vento mi ha fregato. Aspetta, ok. Allora, dobbiamo essere velocerrimi. Direi non abbastanza. Cosa sono? Ok, mi resta tutto il torso, non è male. Aspetta. Ok. Vabbè. Allora dillo che mi odi. Checkpoint. Se non mi freghi all'ultimo. Vai. Ok, andà. Che spavento. Sto cocchio di martello. Vabbè, mi ha spedito altra parte del livello, eh.
Sì, la lava nuoce gravemente la salute. Chi l'avrebbe mai detto? Aspetta. Ok, aspettiamo che salga. Corri, 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 corri. Ok. Devo far così, credo. Oh mio Dio. Oh mio. Aspetta. Oh mio Dio, troppe lame. Mi sta salendo l'ansia. Mi sono fatto prendere da... dal panico, dall'ansia e da il sindrome premestruale, anche tanto che c'ero. Meglio abbondare. Ho perso la maschera, no. Ho fatto il face reveal. Ma dai. Dai che ogni volta devi finirmi di sotto. Aspetta, vai, 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 vai. Ok, perfetto. Rino, salta in lungo. Oh, 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 è buono. Aspetta. Ok. Ah, ancora seghe circolari. Ottimo, ce l'ho fatta. Questo livello è stato un incubo di cui spero di dimenticarmi il più rapidamente possibile. Non voglio più ricordarmi di Hans. Pator, la tour è Pator. Dio, Billy. Oh no. Per quando vedo le freccine so già che indicano l'aumento di porchi. Inevitabile. Dobbiamo trovare il percorso. Oddio mio, aspetta. No, a questo punto lascio stare il tempo. L'importante è arrivare alla fine. Dai che c'è ancora tutti i pezzi. Coso. Aspetta, aspetta. No, che se cado di sotto io devo rifarmi tutto. Cos'è? No, le siringhe no, grazie. Ne farei volentieri a meno. C'era una lama? Perché io non l'ho visto. Oh merda. Ok, dobbiamo andare da quella parte, quindi aspetta. Vai. No. No, 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 raddrizzati, raddrizzati. Non è accaduto assolutamente nulla. Non è accaduto assolutamente niente. E vabbè, mi pare una reazione un po' esagerata. Ma siamo all'inizio, scusi, posso respawnare? No, scusi, porti pazienza. Mi faccia gentilmente respawnare? Perché mi sono già spawnato 26 volte. A meno che questo livello non abbia 20 vite, ma di meno. E avrei capito il perché me lo insegnava di meno. Aspetta. Fun fact: le gambe in questo livello non sono poi così tanto necessarie. Ma diciamo che tanto schifo non mi facevano. Ok, fin tanto che devo salire. Oh, sì, Lolino. Poi te lo domando io. Come? Aspetta, forse posso passare da sotto? Sì. Aspetta, non te andare a complicare ulteriormente. Devi solo arrivare al checkpoint. Aspetta. No. Ok. Sì, sono il DeLong Gamer, sono un esperto buggatore, non rompete le balle. Va benissimo, lo accettiamo, mi stanno venendo i pruriti da nervoso nella vita vera. Aspetta, marone. Aspetta, troppe cose. Oh, sono vivo, non so come. Ok, allora, aspetta, ci sono dei martelli qui. Qua dovrei essere sicuro. Facciamo che non riusciamo a scoprirlo, facciamo che non riusciamo a scoprirlo. Sono vivo, sono vivo, sono vivo, sono vivo. Sono ancora vivo, sono ancora vivo. Sono molto meno vivo improvvisamente. Allora, ribadisco, in questo livello mi sa che ci conviene né perdere parti del corpo. E chi se... Porca miseria! E le mie vite stanno scendendo, e i miei porchi stanno salendo. Ok, aspetta, dov'è? Ok, vai, 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 vai. Allora, telecamera, cioè, io non posso fare i miracoli. Mi piacerebbe, ma quando mai? Allora, è un singolo martello, Lonino, poi qua sei sicuro. Poi c'è un altro martello. Qua sto proprio a salire. E che miseria, perfetto. Qua ci sono altri due martelli. Passi quando si inclini. Dai, dai, imbecille, devi salire. Non mi sale, ma lo vedi che imbecille. Guarda, perché ci sono i bordi dei cazzi bubolo di cubi che sono fatti a merda. No. Porca la mia, no, in verità potrebbe essere un vantaggio. Perché in teoria adesso i martelli non mi possono fare nulla. È una teoria che non voglio verificare. Mi basta arrivare al checkpoint. Ah, ok, era un checkpoint extra. Poi dobbiamo comunque continuare in... Oh, porca miseria. Aspetta! Dai! No, ma solo io riesco a cadere in maniere brutte, così brutte. Non riesco neanche più a parlare, sono già in ansia. No! Dove? Dove, come, quando e perché? Le collisioni e i rimbalzi di sto gioco sono da denuncia. Su, dai, suprema. Vabbè. Mi hanno affettato anche la voglia di vivere. Beh, no, in verità non è poi così malaccio. Vai, Lonino, l'importante. Eh sì, è la destinazione. Vai. Possiamo non rivedere mai più il suo livello? No, perché vi giuro, mai nella vita. Il lanciamento della testa, no, dei porchi. Dei porchi. Oddio mio, non dovevo ricominciare sto gioco. Beh, tutti i livelli non hanno nulla dietro. Della servizio mai. Che faccio così? Whee! No! E sotto c'è acido, se qualcuno se lo stesse domandando. Mi responi quando è il secondo? Ok, allora, cerchiamo di avere il massimo della rincorsa. Vai! E lancia all'ultimo! Paraculata del telone, over 9000. E mo? E mo? No, non devo... Devo saltare sul coso. Aspetta! Quando mai nella vita? No, 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 no. Oh, aspetta, forse ho capito. Devo accusare e lanciare la testa!
Ok, sì, è fattibile. Cioè no, con le mie abilità e la mia mira di M. Oh mio Dio, ci siamo riusciti. Allora, facciamo che tengo la testa da parte, eh. No, dobbiamo premere qualcosa. Push me, non posso pusharti con la testa. Porta pazienza, quindi devo... Che cosa ho risolto? Ma non ho risolto nulla, avevo ragione io. Dovevo lanciare la testa. Ok, occhio perché quelle lame mi sa che possono colpire la testa. Vai. Oddio, aspetta. Aspettate che davvero il controllo è una... E la porta non la apriamo più? Ok, lo facciamo tutto... Oh, ora ho capito, aspetta. Ok. Ma ho aperto la porta, ma ormai al checkpoint ci sono arrivato. Aspetta. Oddio, Billy. Vai! Ce l'ho fatta? Ha funzionato non so come. Allora, facciamo così, rimaniamo una testa a sto punto. E... Cos'è? E niente. A sto punto mi porto via tutto il corpo. E chi si è visto, ok? Schiva l'onino, schiva le palle. Aspetta, aspetta, se mi cade in testa, no, mio Dio. No, aspetta, qui vanno distrutti i cosi. Le scatole. Spara fuori tutto l'uomo. Bravo, Gorro. Mo? Ah, ok, c'è un passaggio di qua. Oh mio Dio, molla le se... ciaone. Ok, no, è fattibile. È fattibile, dobbiamo solo passare da un lato all'altro. E che se non siete il The Long Gamer, voi non potete capire lo stato di ansia. Al diavolo. Al diavolo. L'importante, come ho detto più volte, è arrivare alla fine. Il come è relativo. Button World, che tradotto in italiano vuol dire mondo puttano. Buttano in questo caso, ma insomma ci siamo capiti. Ok, siamo di nuovo nel Vaporwave, lì come si chiama. Grazie, caro. 20 vite, tempo infinito, mi dicono dalla regia. Ah, le Vions. Ah, anche lei. Aspetta, ma li devo aprire tutti? Presumo di sì. Oh, oh. Il laser presumo che non mi faccia molto bene. La ceretta laser la... L'ho premuto? Credo di averlo premuto. Devo andare? Ah, di qui! E c'era un percorso laterale. Anche lei. Aspetta. Vai così, apriti sesamo. Non so cosa stiamo attivando. Premimi, pingimi, vabbè, insomma. È un po' tardi. Sei in mezzo alle balle. Ti sei buggato. Oh, oh. Ok, quella porta l'abbiamo aperta. Poi c'è un altro interrutto. Oh, re anche di qua. Forse... Ah, dovrebbe bloccare il passaggio delle palle. Ok, perfetto. Ora devo anche tornare indietro. Grazie, caro, di avermi buttato di sata. Molto gentile da parte tua. Ok, Lonino, ora puoi procedere in tutta tranquillità. Oddio. Vabbè, questi laserini qua, ne vogliamo parlare? Abbassati, perfetto. Oh, no. Ma perché ho premuto il pulsante? Io ci provo. Si può fare, abbiamo la tecnologia di cittaggio. Per un secondo quando ho saltato mi sono detto no, Elonino, hai fatto la minchiata della vita. Ok, aspetta che... Singolo, ottimo. Gira attorno. Oh, miseria ladra. Vabbè, ma prima ne ho vista una che veniva... Ah, non cadono tutte dritte dritte? Vabbè, così mi colpisce. Aspetta. Apri qualcosa, blocca le sfere. Le sfere si sono bloccate in effetti. Oh mio Dio. No. Ok, mi sono fatto prendere dall'anesia. All'ultimo, aspetta. Lonino, non l'hai cannata adesso? Cioè, non l'hai cannata prima, non la puoi cannare adesso? Ok, io provo a passare in qualche modo. Aspetta. Ok, ammo per i laser. Qualcosa ho fatto, non so cosa. Spero di essermi semplificato alla prossima parte della partita. Oh, mio Dio, gli incubi che avrò stanotte. Ah, vabbè, io ho incubi tutte le notti per lo stress. Ok, oh mio Dio, potrei anche lanciarmi di là? Senza perdere preziosi secondi. Ad aprire le porte, aspetta. Oh. Ok, a posto. E wii. Oh, è sembrato più lungo. Me lo disse anche la mia ex, ma bei dettagli. Allora, vediamo un po'. Tunnel dei laser. Oh, zio Billy, cosa? Perché? 18 vite, tempo infinito. Quanti laser? Allora, tutto malissimo. Mi servirebbe una motosega, grazie. Sarà un interruttore qui al centro. Ok, porte aperte, ottimo. Vai, no. Aspetta, ok, bastati. Ottimo. Ah! Ok, se qualcuno avesse dubbio, questi laser laserizzano. Ok, aspetta. Oh, posso scendere di testa? Non puoi scendere di testa, la testa non resiste molto bene agli impatti. C'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Da imparare. Allora, dobbiamo scegliere i punti di caduta più sicuri. Oh, guarda, qualcuno ha perso la testa qui. Ottimo. Aspetta, no, è fattibile. Tutto calculational. Chi ho aperto? Chi ho aperto? Dove ho aperto cose? No, è che ragazzi, sta scenetta così mi intrippa male il cervello. Ah, ma c'è il pavimento, credo ci fosse un baratro.
Ma sti codi, quando sono ritornati? Non sapevo neanche ci fossero. Erano da distruggere nel primo. Ok. Vai. No. Mi sono truccato su un angolino. Facciamo finta di nulla che è meglio. Perfetto. Ok, dove? Oddio, vedo di laser di là. Vediamo se riusciamo a citarla passando dall'alto. No. In questo caso, aspetta. C'è uno, se faccio basso e poi alto. Oh, no. Ok, ho perso solo i piedi. Non è la peggior cosa. Se siete uno zombie, sottolineo. Ok, perfetto. Rolino, se mi cadi di sotto adesso te ne prendi tante ma tante. Ok, il gioco dice che sto andando in direzione corretta. Io un checkpoint lo... Miseria ladra. Lo vorrei. Aspetta, questo è basso, quindi fare attenzione. E oh, perfetto. Quindi ho 10 checkpoint dietro. Sì. Pista via. Inarrestabile piccolo zombie che non ti respawno nemmeno. Dovremmo essere arrivati. Vedo, no, vedo un checkpoint e basta. Là davanti? No, questa taglia la testa. No, l'esistenza è dolore. È vero, ma non c'era bisogno di ricordarmelo. Oh mio Dio. Quando e in quale universo parallelo? Ah, ecco, mi sembrava strano. No, non c'era bisogno di buttarmi di lato. Ne abbiamo già parlato, adesso non ce la farò più. Sembrava troppo. Poi chissà perché riesci sempre a cadermi verso l'esterno. Porca miseria, lancio la testa. Se mi fai girare le palle, lancio la testa. Whee! No, sono un cervello. Sono un cervello e degli occhi. Uccidimi, uccidimi. Non sapevo neanche che potessi diventare un cervello. Beh, almeno la prova che anche il telone è un cervello. Non è una cosa da poco. Ok, piano. Vai. Ok, oh, non è male. Salta sopra. Ok. E siamo al checkpoint. Voi direte, l'un respawna. No. Dove devo andare? Provo ad andare in da quella parte. Probabilmente ho fatto una minchiata delle mie. Mi sono completamente perso. Sto cercando di seguire le freccine. Oh, ma dai. No, il passaggio di qua. Mi serve una motosega. Aspetta. Ce n'è una qui, ce n'è una qui. Anche con un solo braccio e una sola gamba, il telone inarrestabile. Ok, spaga fuori tutto, spaga fuori. Per cosa? Ah, ok, possiamo passare qua sotto. Molla la motosega. Spavento, ho fatto un salto sulla catreca. Assurdo. Vai. Vai dove? Direi di qui. Ma ditemelo che il passaggio è di qua. O forse di qua, perfetto. Ci hanno messo le freccine. Ma direi un po' a culo. Aspetta, vai. Miseria, abbassati. Oh ragazzi, io non sono sicuro di andare in direzione corretta. Va. Maronne. Maronnissime. Ok. Ecco canaglia, aspetta. Oh, no! No. Ti odio, che te non c'hai proprio idea. Ma con tutti i giochi tranquilli che avrei potuto fare proprio Ben and Dead Blood Party. Aspetta, dove passo? Non me ne frega più un cocchio del tempo. Vi ricordate i livelli, quelli in cui c'erano le cucine gigantesche? Erano livelli creati dalla community, mi sembra. Quelli erano carini, in effetti, da bestemmia suprema, assolutamente, sì. Ma erano comunque carini. Ok, dove? Di qua? Non lo so, è che non vedo più le freccine. Però istintivamente mamma mia che... Probabilmente avrei potuto lanciare la testa e avrei lanciato decisamente meno porchi. Oh no. No, il fuoco, no. Mi pare che con... se ti infuocavi, cosa, avevi pochi secondi. Aspetta, fuoco. Già, dicevo, avevi pochi secondi prima di essere virtualmente obbligato a respawnare. Credo. Aspetta. Ok. E checkpoint 1 raggiunto. Aspetta. Cosa devo fare? Ah, devo volare dall'altra parte. Whee! Sì, ma no. Cosa pensavo ci fossero le fiamme. E io passo da sotto perché sono cittone. Dimmi che si può fare. Gioco non lo vieta. Giocalo con sé. Te, aspetta. No. Ok, per un secondo credo di aver fatto una minchiata. Allora dobbiamo aprire la porta. Vado con quanta lava. E che cocchio. E ava come lava. Vai. Aspetta. Ok, non volevo cadere. Cadere in culolandia. Eh no. È che davvero non so perché sto tizio si blocca ogni tanto. Ci ho provato. Ci ho provato, ma decisamente il mio salto. I comandi di sto gioco non sono invecchiati bene. Ma manco per il cocchio. Aspetta. Che sei bassino. Aspetta. Oddio. Oddio, checkpoint, perfetto. Io corro. Ottimo, sparami su. Checkpoint. Beh, dove devo andare?
Mi sa che avrei dovuto saltare probabilmente. Aspetta. Ah, ho trovato una piattaforma in cui si sono dimenticati di mettere la lava. Aspetta, forse la posso citare? Oh mio Dio, è citabile. Ok, però devi essere più veloce. Allora, pollo. Pollo, stati buono. Ok. E atterrami qua. Ricordi nonnino che pollo non è infinito. Porca miseria di pollo. Pollo is love, pollo is life. Ok. Mi ricordo se era il checkpoint quello che... Porca la miseria. Maledettissimo il giorno in cui non mi è partito il primo Ben & Dead, che non era per nulla. O è corto o è lungo. Così difficile? No. Pff, ora non ho preso pollo. Pollo, veloce. Servi la causa. Ok. Ottimo. Non esplodere adesso, pollo, che ti picchio male. Aspetta. Oh mio Dio. No. No, pollo, sei una merda. Pollo, hai tradito la causa. Niente, niente, niente. Ok, sono stato io che l'ho voluto accettare perché mi è venuta ansia. Questo è il tipico punto in cui il telone perde tutto il resto delle vite. Finali? No, non volevo quello. Volevo pollo, grazie, molto gentile da parte sua. Aspetta. Ok. Ok. Oh, miseria. Pollo! No! Ho provato a lanciare la testa all'ultimo. Non ce l'ho fatta. Perché io... Ok. Bravo, ottimo, recupero un altro pollo. Vai così, Ronino, non troppo, non troppo. Perfetto. Ok. Ok, ora puoi prendere un altro pollo e arrischiarti senza il benché minimo rispetto ad arrivare alla fine. Sì, assolutamente sì. Un minuto di silenzio per tutti i polli che ucciderò alla fine della rec di sto video. E che stracocchio. Ok, brucia livello 2. Guarda, questa parte c'è l'acido, non è che è tanto meglio. Scusate. Cosa volete la mia vita? Perché c'è la musica? Ok, lancia la testa, lancia la testa. Non so perché c'è la musica, perché in editing l'avrò messa io la musica. Vabbè, rispugna al corpo deficiente. Vabbè, qua c'è la musica, non importa. Oh mio Dio. Ah! Sì, mi sono paventato perché le bombe sono esplose. Pensavo che dovessi proprio tanto passargli in parte. Ok, 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 ok. Allora me la devi complicare. Non ti ci puoi proprio avvicinare. Quindi, Lonino, lancia la testa. No! Complotto internazionale intergalattico. Vabbè, ormai io la testa te la lancio anche. Posso? No, potevo anche evitare. Aspetta. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ciaone. Rialzati, imbecille. Forza, 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 pista via. Forza, pista via. Lancia la testa, lancia la testa, lancia... non ce l'ho fatta. Non ce l'ho fatta, non ce l'ho fatta. Ok, ricorri, Ma sono respawnate anche le bombe? No, non sono respawnate le bombe. Ah, ok, perché sennò era una prima per il culo di proporzioni bibliche. Ok, stai di lato. Non è male. Non è male. Non è male, lo so, lo so, lo so. Lancia la testa. No, c'era una bomba lì, non l'ho vista. Ok, il lato destro dovrebbe essere completamente ripulito. Vai. Vai. Resisti ancora un po'. Vai, Ed. Perfetto, a posto. Ok, no. Ok, beh, sì, il corpo serviva. Questa volta? No, pure peggio. Ciccio, mi devi disinnescare quante più bombe possibili su questo lato, non me ne frega niente. Veloce, rialzati. Corri, lancia la testa anche. Ok, perfetto, il lato sinistro ora è un pochettino più ripulito. Ok, passerei da questa parte. Perfetto, non è male. Non è male, ancora un attimo, resisti ancora un secondo. Vai. Non mi tradire, non mi tradire. Abbiamo rischiato davvero troppo? Sì, ma con quanto fuoco non me lo di... Aspetta! Stavolta bisognava salire. Aspetta. Ansia. No, 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 no. Ha troppa ansia, troppa ansia. Ok, meno ansia. Ok. Hai tipo 15 secondi da quando prendi fuoco. Certo, le fiamme non aiutano molto la visibilità. Questo ve lo garantisco. A posto. Niente, se la testa a prescindere. Ah, cosa? Ma dai che... Ok, allora andiamo a destra. Non credo che cambi nulla. Aspetta. Vai qua. Come faccio a passare? Tipo al centro? Ok. Oh no. Ok. Aspetta, Lonino, ricordati. No, per ti ricordi che ti sei infuocata la testa? Quindi a prescindere è diventata una prova a tempo. Quindi vai, 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 veloce, 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 veloce. Ok, più distante. Corri, 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 corri. La testa quanto saltava? Ok, 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 ce l'ho fatta. Perfetto. Come? Ho finito le vite. Quante vite erano? No. Ma è un complotto supremo. Quante cocchie di vite erano stavolta?
Ho fatto fuori... Eh beh, è ovvio che ho fatto fuori 15 vite, gioco. Come... Ah, forse devo schivarle le bombe, non devo farle esplodere. Non ho tenuto in considerazione il limite delle vite. Tuttavia devo tenere in considerazione il limite del tempo. Sì, lo so, è un episodio più breve, ma è una puntata extra che ho registrato perché sto cercando di risollevare un po' le views del canale, perché non andava così male da... Penso 2 anni, è una situazione un po' disastrosa, voglio essere onesto con voi, sono un po' preoccupato. Ad ogni modo, gente, per questo episodio ci possiamo fermare qua, vediamo casomai se fare qualche puntata extra, vi dicendo. Nei commenti ovviamente fatemi sapere cosa ne pensate, non garantisco altri episodi, lasciate un bel mi piace, altrimenti vi faccio ciancicare male dagli zombie. E noi ci vedremo in un prossimo video. Ciao ciao!